Eder. Mech. Pallister. Chi sta cercando di incastrare Luis? Luis è provato, però è sereno. È sereno perché è innocente. È innocente come lo era il 4 ottobre e lo è oggi. Io posso garantire per quello che ho visto con i miei occhi. Però, siccome siamo quattro persone attenzionate da mesi, se hanno indagato mio marito, dovrebbero indagare anche tutti gli altri. Tre. Io non ho mai parlato di uno o due. Anche tre. Anche uno solo. Anche me stessa, certo, perché no? Io parlavo sempre per casa mia, no? Io parlavo per me e per Luis. Loris e Manuela parlavano per casa loro. E io non avevo nessun motivo di dubitare. In questo periodo di tempo si sono appalesate alcune circostanze che mi hanno fatto, diciamo, un po' così cambiare idea. Posso dirlo? Cose, giri di denaro e cose, insomma. I famosi 2000 euro della discordia. Qualcuno ha fatto una semina di sassolini che portassero gli sguardi di tutti in una certa direzione. È stata seminata una strada che porta in una certa direzione, altrimenti, e lo dico ancora, non avrebbe, diciamo così, mischiato una vicenda puramente privata con un fatto come quello che è accaduto. Secondo me sono due cose che seguono due strade separate e non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. Se io non li ho seminati, Luis non se li semina, tu sei abbastanza intelligente da capire chi li ha seminati. 4 meno 2 fa 2. Da che mondo è mondo, morte tua, vita mia. Allora Loris e Manuela dovrebbero essere felici che il colpevole, secondo la procura, potrebbe essere Luis. Significherebbe che loro sono fuori dai guai e invece sono più preoccupati di prima. Questo fa capire chiaramente che Luis indagato non ha tranquillizzato i fratelli Bianchi, anzi li ha preoccupati ancora di più, perché evidentemente ora temono di essere tirati dentro. Al contrario, Valeria, che non ha più niente da perdere, adesso attacca in modo molto esplicito. Loris, secondo Valeria bisogna indagare tutti. Io sono d'accordo con lei che indaghino lei, me, mia sorella, non troveranno nulla e ci scagionerà questa cosa. Io ho sempre pensato che loro non fossero coinvolti. La cosa che mi è venuta in mente è che una persona che comunque era a conoscenza degli attriti che c'erano, una persona protettiva verso mia sorella, avrebbe potuto probabilmente compiere un gesto anche razionale in determinati momenti. Parliamo di Luis. Poteva essere anche Valeria, perché Valeria era attaccatissima a mia sorella. Beh, detto così sembra un movente credibile quanto quello di Misseri, che uccise Sara perché non partiva il trattore. D'altro canto, come ho sempre detto, io capisco benissimo chi da fuori mi mette in mezzo anche me, perché io sono il fratello di Manuela, le voglio bene e potrei avere il movente di proteggere mia sorella. Più che proteggere, ricordiamo che Pierino avrebbe detto che tu eri il protettore di tua sorella. Quando hai saputo della sua storia con Luis? Allora, del sentimento penso verso i primi di aprile, perché ha coinciso molto come distanza di tempo col fatto che lei poi l'ha detto al marito e a chi lei pensava che fosse dovere saperlo. Quindi di Luis a Giuliano non lo aveva detto, ma a te sì. Sì, aveva sentimento per questa persona, sì, questo mi ha detto. Credi che sia finito ormai il matrimonio tra lei e Giuliano? Secondo me ora sì. Ed è finita la sua storia con Luis? Mi ha detto di sì. Poche ore fa è giunta a Luis una nuova convocazione presso gli inquirenti. Dovrà presentarsi martedì mattina alle 10 da persona indagata. Vediamo che cosa verrà fuori in seguito a quell'interrogatorio. Tralasciando le barzellette di alcuni consulenti, c'è da dire che nelle ultime ore sono state sentite due amiche di Manuela, tra cui una anche amica di Pierina, e la figlia di Manuela. Questo che cosa significa? Significa chiaramente che in queste ore la procura sta vagliando al meglio la posizione di Manuela. Sono sentite persone che fanno parte del suo mondo e presto arriveremo al dunque, dentro o fuori. Ogni giorno che parlo, che non parlo, vengono fuori cose straordinarie, incredibili, non ho niente da dire. Gli inquirenti sono assolutamente convinti che la storia tra Luis e Manuela sia continuata anche dopo l'omicidio. Se lo sostengono avranno le loro motivazioni. Io, dal canto mio, faccio fatica a crederci. Questa sera ho accompagnato alla porta alcune persone che non sanno distinguere tra un commento costruttivo, sia pure avverso a me, dalle solite belinate da maestri di vita vissuta. Con le tasche piene di verità. Come ebbi già a dire tempo fa, questo profilo è come se fosse casa mia. Tutti portano un piacevole contributo, alcuni entrando, altri uscendo. Il primo che prova a dire, ama le critiche, non le accetti.
E lo ribadisco solo, per i diversamente intelligenti, o idioti che dir si voglia, le critiche le accetto. I consigli anche, ma le stronzate dette un tanto al chilo, atteggiandosi a guru di vita vissuta, o criminologi di Paperopoli, quelle no. I fossi in te. Beh, non sei me. Al tuo posto. Non sei al mio posto. Fai questo quello. Imperativo. Cazzo ne sapete di cosa. Voglio fare. Ma soprattutto. Menti hai mentito copri qualcuno. Portano. Dritto dritto alla porta corredati di un bel vaffa. Mia la casa, mie le regole. Chi non approva può andare a pascolare su altri prati. Amen. C'è un metodo infallibile per gestire gli idioti. Io nel corso della mia vita ne ho ricevute tante, ma proprio tante di critiche. Con il tempo però ho capito una cosa. Non è obbligatorio rispondere a tutti, non è obbligatorio parlare con chiunque, non è obbligatorio lasciarsi trascinare in conversazioni brutte. Quando hai davanti un idiota, ricordati di fare una cosa: respira. Ricordati chi sei, da dove vieni, dove stai andando. Ricordati di respirare quando la vita corre, quando hai fretta, quando gli spazi intorno sembrano diventare stretti. Respira prima di parlare, che le parole hanno un gran bisogno di aria pulita. E soprattutto concediti un lusso che oggi conoscono in pochi, il lusso del silenzio. Il silenzio non è vuoto, ma è pieno di risposte. E solo quando riesci a tacere, evitando discussioni inutili, che mostri la tua intelligenza e la tua saggezza. Come diceva il grande De Crescenzo, tacere non significa che io non abbia niente da dire, o che quello che vedo mi sta bene. Il mio tacere vuol dire: ho capito chi sei e non vali nemmeno la mia attenzione. Roberto Vecchioni. Però l'impressione che hanno avuto un po' tutti è che tu abbia condannato per il tradimento solo Manuela e non Luis. Chi le dice che condanno solo lei? Vive per caso a casa mia? Sa cosa farò in futuro? Si limiti a ciò che sa per certo, perché di congetture ne ho le scatole piene. Se sente di non poter esprimere tutta la sua sapienza per colpa delle mie regole, credo che sappia dove è la porta e sappia aprirla da sola. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.